Questo, diciamo, è un sogno che avevamo nel cassetto fin dall'inizio, da quando abbiamo impostato e deciso di fare qui gli ambulatori e aver acquisito la parte a noi spettante. Ovviamente in attivo c'era il problema della scuola, che avevamo tutta questa copertura in amianto e una decisione era importante che avevamo rimandato, ma che comunque causa altri problemi per l'amministrazione. Causa il problema più grosso è stato il problema della pandemia, ci ha portato via sia risorse che tempo. Però in questo senso ormai siamo arrivati. Questo è un tassello molto importante, è importante per la comunità di Mercatale e per tutto il comune di Bucine, perché era un costo non indifferente. Il costo totale si aggira sui 63.000-70.000 euro, di cui una parte a circa 20.000 euro per quanto riguarda l'amministrazione comunale, il restante era della curia qui di Mercatale, che abbiamo dovuto trovare un accordo in sintonia perché ci sembrava, come dire, non giusto ottemperare a rimuovere l'amianto per quanto riguarda gli ambulatori, per quanto riguarda quello era la spesa del comune, però là dove c'erano i bambini ci sembrava giusto e doveroso dover fare un'operazione definitiva e questo veramente ci riempie di soddisfazione perché finalmente possiamo dire fine a un discorso iniziato un po' di tempo fa. Quanto tempo ci vorrà per terminare l'intervento? Ma io penso ormai siamo addirittura d'arrivo. Penso benissimo, la settimana prossima si potrà riaprire l'asilo, mentre per gli ambulatori, essendo gli eventi atmosferici, hanno fatto anche danno un po' all'interno, si dovrà sopperire e fare anche alcuni lavori di aggiustamento all'interno, però diciamo che dalla settimana prossima l'asilo, sono convinto, potrà ripartire e il massimo un'altra settimana saremo in grado di riaprire anche gli ambulatori.